Dopo aver salutato il capitano Gaston Brugman e aver inserito in organico l'attaccante Matteo Brunori Sandri, il Pescara si mantiene attivo sul mercato, in particolare sul fronte delle uscite. Come preannunciato dal presidente Daniele Sebastiani, a inizio settimana Frank Canutè si trasferisce in prestito al Cosenza. Il centrocampista senegalese in riva all'Adriatico non è stato particolarmente fortunato sia nel primo semestre della stagione 2017-2018 sia lo scorso anno. Ha giocato poco in biancazzurro. L'ultima partita risale allo scorso febbraio, Pescara-Brescia, prima di un infortunio che ne ha condizionato il resto del campionato. Il meglio Canutè, da quando ha lasciato la primavera della Juventus, lo ha fatto vedere ad Ascoli dal gennaio a giugno 2018 e in terra silana conta di poter esprimere le sue indubbie qualità. A Cosenza Canutè potrebbe essere seguito da un compagno di squadra del Delfino, l'esterno d'attacco Manuel Marras, il quale ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno, e da parte del Pescara non vi è alcuna intenzione di proporre un rinnovo. Il DS dei Silani Trinchera si è fatto avanti e in tempi brevi si potrebbe arrivare ad una operazione a titolo definitivo nella quale Marras spera di ottenere un biennale. Con l'attuale rosa, in attesa delle scelte del tecnico Zauri e considerando che Ciocev e Melegoni sono fuori causa nei primi mesi di campionato, è possibile immaginare un centrocampo con Busellato e Memushai ai fianchi del regista Palmiero. Crecco e Tabì alternative come mezzali. Lo stesso Busellato può agire in luogo di Palmiero in regia, ruolo nel quale come cambio c'è anche Bruno. Si apre la possibilità di fare un nuovo innesto nel reparto. Piace tanto la strutturata mezzala Jacopo Segre, 22enne sotto contratto col Torino fino al giugno 2022, lo scorso anno in prestito al Venezia. Piace meno l'honduregno Rigoberto Rivas, 21enne che l'Inter, proprietaria del cartellino, ha proposto al Delfino. La priorità resta però il completamento dell'attacco, praticamente sfumato Gennaro Tutino, che ha tanti estimatori in Serie A, club come Genoa e Udinese, anche se il Verona sembra aver superato la concorrenza e si assicurerà il prestito dal Napoli. Resta in piedi la soluzione Riccardo Sottil, per il quale però anche la dirigenza del Pescara, Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti, non hanno grandi sicurezze. Molto dipenderà da come si svilupperà il mercato della Fiorentina e il rischio c'è che il rinnovo del prestito non si faccia o si concretizzi con tempi dilatati. Ecco perché il Delfino si guarda intorno, già detto nei giorni scorsi di una soluzione come lo svincolato Cristian Pasquato, che tornerebbe di corsa a Pescara dopo aver chiuso l'esperienza in Polonia con il Legia Varsavia. Il nome nuovo è quello di Antonio Di Gaudio, in uscita dal Verona. Circa la posizione di centravanti, al momento il Pescara è al completo e anzi cerca la miglior sistemazione per Cristian Bonino, richiestissimo in Serie C. Tuttavia il Pescara continua a monitorare la pista Melchiorri e, se alla lunga dovesse azzerarsi la pretesa economica del Perugia, potrebbe sferrare l'assalto decisivo.